Buongiorno a tutti. Oggi ci occupiamo di diagnosticare e riparare questa batteria e-bike difettosa, ma apparentemente sana. Con un test di carico vedremo come effettuare la diagnosi. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. In un video precedente, di cui vi metterò il link in alto a destra, spiegavo come un basso valore di batteria sul display potesse essere legato a cattivi contatti. A questo basso valore indicato sul display non corrispondeva la carica della mia batteria, che invece segnalava una piena e completa carica. Per risolvere, in quel video spiegavo come spruzzando dello spray per contatti sui connettori Gillette di questa e-bike, a volte si possa risolvere il problema. Purtroppo nel mio caso non è stato così, infatti dopo qualche settimana il problema si è ripresentato nuovamente. Visto il ripresentarsi del problema, mi sono detto quale migliore occasione per effettuare un video sulla diagnosi di una batteria e-bike difettosa. Innanzitutto cominciamo col dire che un livello basso di batteria potrebbe effettivamente dipendere proprio dalla batteria stessa, anche se il voltometro indica la piena carica. Per questo motivo ho smontato la batteria e il display dalla e-bike per testarli nel mio laboratorio. Le cause di questi problemi possono risiedere in contatti mancanti o difettosi nei cavi che vanno dal controller al display, problemi che interessano l'interno della batteria e il BMS in particolare, nonostante le indicazioni del voltometro, problemi inerenti al controller posto sulla slitta portabatteria. Ma andiamo con ordine e misuriamo la tensione all'uscita della batteria. Collegati i due puntali sui connettori più grandi, abbiamo una tensione di circa 40 V. Pertanto questa batteria sembrerebbe apparentemente in buone condizioni. Verifichiamo che l'uscita del controller contenga questi 40 V che vanno verso il display per segnalare il livello di carica della batteria. Con l'utilizzo di questi puntali a spillo, di cui vi metterò il link in descrizione, vado ad inserirmi sul connettore Gillette che esce da questo controller, provando tutte le combinazioni fino a trovare la tensione di 40 V. Su questo connettore troviamo altri ingressi per acceleratore, freni e alcune uscite commutate all'accensione del display. La disposizione e il numero di questi pin dipende dal modello e dalla marca della nostra e-bike. Inserendo questi due puntali sui pin corretti, riesco a rilevare i 40 volt in uscita dal controller, che dovrebbero essere visualizzati sul display. A questo punto il problema potrebbe risiedere proprio nei cavi che vanno dal connettore 8 pin del controller proprio al display. Questa cavetteria contiene almeno 8 fili che vanno ai vari dispositivi, in alcuni casi con le luci di posizione anche 9. Questi connettori hanno colori diversi a seconda dei pin in essi contenuti, per esempio rosso per 2 pin, giallo per 3 e verde per 5. Se siete interessati a un video di approfondimento su questi connettori, scrivetemelo nei commenti. Una volta verificata pazientemente la continuità tra i connettori finali e il connettore iniziale che va al controller, non rilevo alcuna anomalia di sorta. Pertanto la mia cavetteria funziona correttamente. E a questo punto, una volta esclusa questa cavetteria correttamente collegata, il principale indiziato risulta essere proprio l'anello di mezzo, ossia il controller inserito nella slitta portabatteria. Per verificare questo controller andiamo a smontarlo nelle sue quattro viti e al suo interno troviamo tutta la parte elettronica completamente siliconata da questo silicone sigillante anti-umidità che non consente la riparazione del controller. Andiamo a collegarlo comunque alla batteria per effettuare alcune misure. Cerchiamo la tensione di 40 volt proveniente dalla batteria all'interno del controller. Ipotizzo che si trovi nei pressi del connettore di ingresso che va verso il connettore di uscita su questi due fili rosso e nero. Andiamo ad inserire i nostri puntali. A differenza del test precedente, però, adesso andiamo a collegare il display per una misura più corretta. E all'accensione, infatti, il difetto si ripresenta con una batteria bassa. Evidentemente, il minimo assorbimento di questo display provoca questo problema.
Misuriamo su questo connettore dei 40 V la tensione reale. I motivi di questo abbassamento di tensione, che arriva fino a 22 V, potrebbero essere dovuti o ad un corto parziale all'interno del controller oppure ad un falso contatto tra batteria e controller. Inizio a verificare questa seconda ipotesi anche perché il corto sul controller, anche qualora fosse presente, è impossibile da riparare stante tutto questo silicone e potremmo soltanto cambiare il pezzo. Pertanto andiamo ad analizzare la batteria simulando però la presenza di un carico. Per testare la tensione sotto carico della batteria, per l'occasione, ho realizzato questo semplice carico fisso per batterie e bike fino a un massimo di 48 V, 55 W e 4 A di assorbimento con 4 lampadine a casette in serie da 12 V per auto. Questo carico con assorbimenti minori può essere realizzato anche con lampadine da 21 W. Per effettuare il test sotto carico procediamo in questo modo. Innanzitutto colleghiamo un voltometro all'uscita delle batterie per verificare la presenza della tensione 40 V in assenza di carico. A questo punto colleghiamo in parallelo il nostro carico, le cui lampadine dovrebbero accendersi. Se così non fosse, vuol dire che c'è un'interruzione di conduzione all'interno della batteria. Questo test permette di verificare in parte anche la bontà del BMS. Ed in effetti la tensione va a zero. Segno che c'è un'interruzione di conducibilità in presenza di assorbimento di corrente modesto come quello di 4 lampadine. Togliendo infatti il carico, la tensione torna a 40 V. Questo problema potrebbe essere dovuto a molteplici fattori che interrompono il flusso di corrente dalla batteria al carico esterno, soprattutto quando la corrente supera un certo livello. Finché la corrente si mantiene irrisoria come quella assorbita dal nostro multimetro in fase di verifica, non c'è nessun problema. Una volta chiarito questo concetto, andiamo ad aprire la nostra batteria per verificare dov'è il problema. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento buono di mettere like e valutare l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Stacchiamo il connettore di uscita e andiamo ad esaminare in dettaglio visivamente i connettori e tutto il pacco delle celle 18650. Estraiamo questo pacco batterie dalla sua sede. Per questioni di sicurezza stacchiamo tutti i connettori, cominciando proprio con il connettore che si collega al voltometro a LED presente sull'uscita. Questo voltometro è basato su un chip amplificatore operazionale a 4 porte attivato dalla pressione di un pulsante. Noto la presenza di un portafusibile e relativo fusibile che va verso il connettore di ingresso del caricabatterie, mentre un altro fusibile va verso il motore. Tuttavia, quest'ultimo presenta dei chiari segni di danneggiamento, infatti è completamente fuso sul suo connettore portafusibile, tant'è che non si riesce nemmeno a toglierlo dalla sua sede. Forse abbiamo trovato il colpevole. Il suo surriscaldamento ha provocato anche la foratura della termorestringente blu sottostante. Il falso contatto tra fusibile e portafusibile ha provocato questo problema. La corrente ha difficoltà a passare, provoca scintille e aumenta l'isolamento in un processo a catena. Questo falso contatto diventa una sorta di resistenza che provoca la caduta di tensione sui morsetti del fusibile, che fa sì che la tensione che arriva al display sia molto bassa. La potenza scaricata su questi falsi contatti genera calore, isolamento, surriscaldamento, nonostante il fusibile sia ancora intatto. Individuato questo portafusibile difettoso, andiamo a controllare anche l'altro connettore per scrupolo, quello relativo al caricabatterie, ma senza trovare alcun difetto. Individuato il colpevole, è necessario non solo sostituire il fusibile, ma anche il portafusibile, che è chiaramente ossidato e completamente danneggiato dal calore. Per la sostituzione occorre sia un portafusibile che un fusibile con un amperaggio corretto per il nostro motore.
Nel nostro caso specifico, avendo un motore da 350 W, ipotizzando un voltaggio minimo di 25 V, potremmo arrivare a correnti dell'ordine di 14-15 A. Pertanto dovremo scegliere questo valore di corrente. Effettuiamo la crimpatura di due connettori Faston per il nostro portafusibile. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link ai materiali e agli attrezzi che vedete in tutti i miei video, cliccando sui quali contribuirete al mio canale. Fatte queste crimpature, andiamo a reinserire il nostro portafusibile nuovo. È un fusibile, come già detto, da 15 A. Si tratta di normali fusibili da auto. Bene, a questo punto, una volta reinserito questo fusibile, reinseriti tutti i cavi nella mia batteria in una sorta di puzzle a incastro, verifichiamo la bontà di questo intervento andando a misurare la tensione in uscita con e senza il carico. Senza carico abbiamo all'incirca 40 V, applicando il nostro carico abbiamo invece una tensione di circa 39 V e stavolta le lampadine si accendono, quindi direi che adesso questa batteria funziona correttamente. A questo punto faccio un'ulteriore verifica collegando il controller contenuto nella slitta porta batteria e stavolta il display indica la piena carica, indicando l'errore 24 per l'assenza del sensore pedalata assistita, ma vediamo che le tacche sul nostro misuratore di carica sono complete, pertanto posso andare finalmente a rimontare questo kit sulla mia e-bike e con una tensione di 40 V sono certo di aver risolto il problema. Bene amici, anche per oggi è tutto dal mio laboratorio. Io vi ringrazio per la visione di questo video, vi invito come al solito a mettere like e iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un mio prossimo video.